Focus. Gli approfondimenti di GR Parlamento. Benvenuti all'ascolto da Andrea Donato. Parliamo di ristorazione in abitazione privata. Stamattina alla Camera si sarebbe dovuta occupare di un testo che unifica varie proposte di legge discusse e vagliate dalla Commissione Attività Produttive, tutte incentrate su questo nuovo fenomeno che in inglese si chiama home restaurant, cioè casa ristorante. In pratica, se sono uno che si diletta in cucina con qualche risultato, invito amici o altre persone che non conosco, generalmente attraverso una piattaforma internet, a pranzare o cenare in casa mia in cambio di un compenso. Abbiamo collegati al telefono per parlarne l'onorevole Antonino Minardo di Area Popolare, che è uno dei proponenti la legge. Benvenuto onorevole Minardo. Grazie, buonasera a voi. Poi abbiamo Giuseppe Di Iorio, chef stellato del ristorante Aroma della Capitale. Benvenuto. Sì, buon pomeriggio a tutti. Come lo dobbiamo pronunciare, Aroma o Aruma? Abbiamo trovato il nome del ristorante anche per valorizzare un pochino Roma, no? Ovviamente. Lei come lo pronuncia? Io a Roma. A Roma. E sì. Poi abbiamo collegato Marcello Fiore, direttore generale della FIPE, la federazione che raggruppa i pubblici esercizi e quindi anche i ristoratori tradizionali. Benvenuto. Cominciamo con l'onorevole Minardo. Intanto, brevemente, perché è slittato l'esame in aula stamattina? Ma l'esame stamattina è slittato perché sono stati richiesti alcuni approfondimenti tecnici, soprattutto di natura finanziaria, alla Commissione Bilancio, e quindi è stata richiesta una nuova relazione, per cui... Cioè, in pratica la legge non deve costare allo Stato, questo è il concetto. Allora parliamo della sostanza, onorevole Minardo. Ci spiega perché la ristorazione in abitazione privata è così importante, tanto da dover essere disciplinata da una legge? Di che fenomeno parliamo dal punto di vista dei numeri, dico? Allora, parliamo di un fenomeno che è già in tutto il mondo. Il mondo è molto molto diffuso. In Italia si parla di oltre 7.000 realtà di questo tipo, e che ancora oggi purtroppo non hanno una legge che regola questo fenomeno, come avviene invece in tanti altri paesi. Per un giro di quanti soldi? Ma oggi ancora non siamo in grado di stabilirlo, proprio perché una media magari sarà quella di 8-10 mila euro a singolo home restaurant, però dico, è un numero molto approssimativo, ma i conti si possono facilmente fare. La necessità che che abbiamo noi parlamentari voluto appunto portare avanti è quella di fare una legge che regoli questo fenomeno, e questo Fiore... tutela ovviamente del consumatore, come a tutela di chi porta avanti un'attività di ristorazione tradizionale. Fiore, lei qui rappresenta appunto i ristoratori tradizionali. È d'accordo? Cioè, la casa ristorante va permessa e disciplinata? Va permessa nella misura in cui è possibile fare a tutela dei consumatori nella casa ristorante i medesimi controlli che vengono fatti nei pubblici servizi. Fiore, dovrebbe parlare un po' più forte perché non stiamo sentendo praticamente nulla. È legittimo nella misura in cui è possibile fare nella casa ristorante i medesimi controlli a tutela dei consumatori che vengono effettuati nei ristoranti che conosciamo tutti i giorni. Chef Di Iorio, lei le è mai capitato di essere un cliente di un home restaurant in Italia o fuori? Sì, fuori sì, ecco, questo quello che ha detto adesso l'onorevole è vero. Noi come Italia partiamo sempre un po' più rallentati di tutto il resto del siamo Europa. Sempre indietro. E che esperienza è stata? Che esperienza è stata? Ce la racconta? Sicuramente si va a abbassare il costo, no, della cena, no, del pranzo e della cena in questo caso. E poi pensiamo sempre al fatto che noi quando ci mettiamo a tavola vogliamo sempre sentirsi a casa, e questa è una cosa che ogni locale ha una propria caratteristica. In questo caso, ecco, tu ti fanno sentire veramente a casa, come noi quando cerchiamo una vacanza all'estero, no? Cerchiamo queste piccole dimore dove ci sono poche stanze, non ci piace la confusione, e questo, ecco, è il ristorante fatto in casa. E poi pensiamo a un fatto, oggi veramente che cosa c'è rimasto a noi per quanto riguarda a livello sociale, no?
Io credo che ci sia rimasta soltanto la tavola, riusciamo ad esprimerci, a fare conoscenza, a fare amicizia soltanto veramente intorno a una tavola, e questo lo trovo estremamente importante, ma anche e soprattutto per l'economia. Questa è una cosa importantissima, no? Cioè creare una nuova economia. Nel primo articolo del testo di legge viene enunciato lo scopo della normativa, che sarebbe quello di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio. Io ho un'idea, no? Io mi considero, ecco, faccio questo mestiere ormai per passione, lo faccio per professione, ma io dico soltanto che noi italiani, noi siamo i più bravi al mondo, ma questo non lo dico anche perché nelle ultime guide ce l'ha dimostrato anche i migliori ristoranti al mondo, siamo al numero uno, ma noi perché siamo primi? Ce lo siamo mai domandato questo? Noi siamo primi perché abbiamo una cultura del cibo, cioè noi siamo cresciuti veramente con la cucina della nonna, con la cucina della mamma, cose che gli altri paesi, gli altri abitanti dell'Europa non ce l'hanno, ecco. Quindi lei è d'accordo sul fatto che attraverso le case e i ristoranti si possa effettivamente promuovere la qualità e la tipicità della cucina? Sì, questo assolutamente sì, perché ecco, lì non si cerca, ecco, di stravolgere un piatto, lì si cerca di valorizzare quello che ha il territorio, no? Di portare a tavola veramente quello che sappiamo fare, perché non chiediamo che sia il professionista, lo chef affermato, stellato, no? Perciò si cerca di valorizzare il prodotto locale, si cerca di portarlo al proprio gusto, a tavola, al gusto. Fiore, i ristoratori tradizionali devono temere qualcosa da questo fenomeno? Cioè devono temere una concorrenza, diciamo, non ad armi pari? No, non è tanto un problema di concorrenza sleale, è sempre un problema del consumatore. E faccio un esempio: la Commissione Agricoltura, nel parere che ha dato a questo disegno di legge, ha detto sì, voi dite di favorire la cultura del cibo tradizionale di qualità, ma la legge non dice come, perché il resto è una distribuzione astratta, non si dice che questi signori devono acquistare ad esempio il 50% dei cibi dalla filiera corta al chilometro zero, così è scritto queste quattro parole, ma poi la legge non dice. Cioè è troppo generica, è troppo generico, quindi. C'è la commissione di cultura, non lo dico io del paese, certo. Parlando. E allora andiamo dall'onorevole Minardo, come risponde a questa obiezione che fa Fiore? Allora, intanto condivido tutto quello che ha appena detto lo chef sul senso dell'home restaurant. Il rappresentante della FIPE ha ragione quando dice che vanno regolamentati per bene i meccanismi di tutela ai consumatori anche nell'acquisto delle materie prime, anche in materia sanitaria, ma allo stesso tempo io dico che confido molto sul fatto che questa legge all'esame dell'Aula deve necessariamente essere migliorata. Perché io, che sono stato il promotore della prima proposta di legge in tal senso, a cui poi si sono unite altre quattro proposte di altri colleghi parlamentari, dico che il testo che doveva arrivare oggi all'esame dell'Aula in un certo senso è stato stravolto ed è quasi un testo punitivo per chi vuole oggi aprire un home restaurant. Allora giusto mettere regole ferme da un punto di vista sanitario e soprattutto della materia prima che viene utilizzata a tutela proprio dei consumatori, ma è anche giusto consentire a chi decide oggi di avviare un'attività di questo tipo di poterne fare veramente un'attività e non solo un hobby, perché se noi mettiamo dei paletti come... Cioè se c'è troppa burocrazia poi alla fine non si ottiene il risultato. Il testo unico che oggi andava all'esame dell'Aula prevede un limite massimo di 5.000 euro all'anno. Lei capisce bene che con un incasso di questo tipo nessuno può riuscire a fare questa come una attività. L'obbligo di pagamento elettronico, solo pagamento elettronico. Allora, secondo me questi sono dei limiti che eccessivi. Sono eccessivi e puniscono chi vuole aprire un'attività di questo tipo. Allora, Di Iorio, ci dà un'idea, lei che lo vive quotidianamente, ci dà un'idea della quantità di controlli e permessi che un ristoratore tradizionale deve subire e passare?
Beh, questo noi tutti i giorni, noi dall'arrivo della merce, dalla temperatura, ecco, del frigorifero all'abbattimento, alla lavorazione, al mantenimento, all'abbattimento delle derrate alimentari, noi siamo. Ma questo parlo a livello di professionalità. Io, cioè, prima, quando però ho iniziato il discorso, cioè, che dobbiamo tutelare il consumatore, questo è fuori da ogni logica, cioè, non è che da ogni discussione, diciamo. È fuori discussione, cioè, questo non, noi non possiamo, cioè, noi dobbiamo partire da quel presupposto che gli stessi standard a livello igienico-sanitario li devono avere anche loro. Ma un pochino a me mi sembra di ritornare indietro nel tempo quando si sono aperti i B&B, che si faceva lo stesso discorso adesso. Che sì, sì, esattamente, come tutte le cose, diciamo, che sono venute fuori sull'onda della sharing economy, cioè dell'economia condivisa, incontriamo gli stessi problemi, cioè c'è stato lo stesso problema con Uber e i taxi, no? Quindi è questa questione qui, e questa è la questione. Quindi qual è il punto di mediazione secondo lei, di Iorio? Ma il punto, io dico, cioè, bisogna avere, sì, un pochino, quando si parla di questo nuovo ristorante, bisogna partire da un presupposto che, perché si cerca, come si diceva prima, la crisi ha influito molto, no, per quanto riguarda nel fare business, no, nel cercare lavoro. Questa qui, noi che siamo un'eccellenza sotto questo settore, la gente che si trova, anche perché ti permette di lavorare dentro casa, di avere soltanto a disposizione una cucina e un salone, perciò non hai il problema del bagno, dei sanitari, non ha il problema della camera da letto, non ha il problema che la gente ti gira. Ma questo qui però che cosa porta? Lo porta soltanto un investimento minore, no? Perché oggi se noi prendiamo un giovane, un imprenditore che vuole aprire un ristorante, ma i prezzi sono molto, ma molto più elevati. Cioè, però ecco, se io dico soltanto... Perché, cioè, lei non lo vede come una possibile concorrenza di Iorio? Ma perché ci sono, sono dei standard differenti, completamente, no? Differenti. Ma sono dei standard differenti, un pochino come quando si parlava del bed and breakfast, no? Cioè il 5 stelle, il 4 stelle, l'uso, il 5, cioè non li ha completamente intaccati, no? O anche l'agriturismo. Però forse adesso passiamo a Fiore, sì, grazie. Forse passiamo a Fiore, perché forse c'è invece una categoria di ristoratori che un pochettino verrebbe intaccata, perché non sono tutti come lo chef stellato di Iorio e non hanno tutti quel tipo di ristorante di lusso. Esiste anche un'economia, diciamo, più ridotta come dimensione e come qualità, no Fiore? Sì, poco mi assicuro questo, perché la maggior parte dei ristoranti italiani non ha le stelle, gli stellati sono poche centinaia. Ma diciamo anche un'altra cosa importante: teniamo presente che una serie di home restaurant tolgono dei posti di lavoro regolari, del lavoro buono. Il RIPS dice che nei pubblici esercizi lavorano 660.000 persone. Ora, se arrivano delle strutture leggere, chiamiamole, che però fanno concorrenza, questo è tutto lavoro buono che diventa lavoro precario. Questo è il grosso problema della sharing economy: la precarizzazione del mondo del lavoro. Cioè, tutta quella fascia, diciamo, bassa della ristorazione potrebbe scivolare. Non bassa, media. Media? Potrebbe scivolare in una zona ancora più grigia, dove. Una zona d'ombra, certo, cioè, dove non ci sono. Minardo, come si risponde a questa obiezione? No, ma io la condivido nella misura in cui dà ragione a me per primo e agli altri colleghi parlamentari sulla necessità che il fenomeno venga normato. Ci vuole una legge che lo regoli e che tuteli chi ci lavora tanto quanto tutela i consumatori. Poi, secondo me, è sbagliato mettere insieme gli home restaurant e paragonarli ai ristoranti tradizionali, perché comunque, anche se io dicevo poco fa che il testo attuale limita troppo e rende quasi impossibile lo svolgimento di questa attività, ma dei paletti vanno comunque messi, dei limiti sul numero. Come si fa, per esempio, a controllare che questa economia non rimanga un'economia al nero? Ma come si fa con i ristoranti tradizionali? Cioè significa che qualcuno può andare a controllare nelle case della gente, ma io a casa mia posso avere invitato degli amici però a cenare con me. No, vabbè, che vuol dire? No, non funziona così, perché è chiaro che il controllo, come è previsto per qualunque tipo di attività commerciale, qualunque tipo di ristorante, è previsto anche per l'home restaurant.
Di Iorio, perché per esempio Di Iorio, perché un attimo parliamo uno per volta, forse Fiore voleva dire qualcosa, se ho capito bene. Sì, questo è una certezza bella e buona, perché mi dispiace non regnare, lui dovrebbe sapere meglio che per entrare in un domicilio privato occorre un mandato della magistratura, mentre invece i carabinieri, i NAS, la polizia, tutti gli organi di controllo entrano liberamente nei ristoranti per vedere, perché sono esercizi pubblici. Le norme. Certo, sono sulla strada. Di Iorio, perché in ogni momento. Di Iorio, perché in un ristorante come il suo non è possibile fare nero? No, a prescindere che è tutto collegato soltanto, ma il cliente che ti richiede la fattura e non noi che siamo collegati con il ricevimento, anche perché poi abbiamo soprattutto i controlli, cioè abbiamo sotto questo aspetto, cioè non ti vai a rischiare, cioè, di finire sul giornale con un po', cioè per una fattura non fatta, no? Non esiste questo qui, cioè non, ma anche se fai lo sconto di un cliente che possa essere, capito, un abituale, ecco, che puoi offrire, cioè va sempre riportato come stornato, ad esempio, dal conto, cioè attraverso il Micros che ti arriva tutto è collegato con... Quindi diciamo in un ristorante che è un pubblico esercizio è impossibile sfuggire, o molto difficile sfuggire ai requisiti di legge. Non lo fai, ma questo non perché qualcuno, certo, vuole tirare proprio l'acqua al proprio vino, ma non lo fai perché stai in una struttura che non lo permette. Minardo, come si fa quindi a trovare la quadra di questa problematica? Semplicemente consentendo agli organi di controllo di poter accedere liberamente ad una verifica coloro che svolgono attività di home restaurant. Cioè lei dice, nel momento in cui faccio un'attività di home restaurant finisce, diciamo, la possibilità di dire no al controllo come se fosse un'abitazione privata, e divento in qualche modo un mezzo esercizio pubblico. Ci vuole una norma di legge. Allora è quello che diciamo noi: la norma va sicuramente migliorata e completata in tutti i suoi aspetti, ma va fatta a tutela di tutti, certo, anche di chi decide di fare questa come propria attività. Fiore, da parte vostra c'è questa disponibilità a migliorare questa legge? C'è la disponibilità, tant'è vero che un emendamento in questo senso però è stato respinto in commissione, è stato presentato e respinto un emendamento che verificava gli home restaurant e le attività aperte al pubblico sotto il profilo dei controlli. Quindi abbiamo qualche contraddizione qui. Cioè nel senso? Perché se c'è una norma di legge che mi dice che la autorità di pubblica sicurezza può entrare quando vuole in un home restaurant, ovvero sia in un appartamento privato, non se ne può far nulla. Questo viene richiesto anche nel parere della Commissione Agricoltura, in modo molto esplicito. Minardo, come si risponde? Come risponde? C'è tutto il tempo per migliorarle in aula. Noi auspichiamo che l'onorevole Minardo sia della partita. Io vi farò da partita promotore di emendamenti in tal senso. Perfetto, la ringraziamo. Allora, vogliamo riassumere quali sono i requisiti che dovrebbe avere un home restaurant? C'è una questione di idoneità dell'immobile, no? Che cosa significa nel concreto? Di Iorio, che cosa significa avere un immobile idoneo a fare home restaurant? Ma sicuramente, ecco, quello che dicevo prima sono i servizi igienico-sanitari che sono fondamentali, no? Per mantenere, e poi, ecco, soprattutto che tipo di cucina, ecco, che si vuole fare, perché una cucina a casa tu non puoi tenere la linea del ristorante, tu non puoi avere, io mi immagino l'idea diciamo un po' dell'agriturismo, no? Io che non ho il menù, io faccio oggi al mercato, trovo questo qui e ti offro questo qui, come diceva lei prima, io ho invitato degli amici a casa, io mi immagino ogni locale ha una propria caratteristica, io lo immagino così, le ristoranti. Quindi intanto il menù lo decide il padrone di casa, prima questione. Io non è che posso arrivare lì e mi trovo la gran carte con 6 antipasti, 6 primi, 6 secondi, 7, no, io vado lì e mi devo adeguare un pochino a quello che mi offre, e so che sulla qualità, sulla conservazione, sulla materia prima, sulla valorizzazione del territorio, ecco, su questo qui io non voglio la grande distribuzione, ma io, anche perché soprattutto, dove me lo immagino, ecco, io il ristorante,
Io non me lo immagino nella grande città, io me lo immagino un pochino, ecco, come si diceva, cioè me lo immagino nelle zone dove si fa più fatica ad affermarsi in diversi settori. Cioè questo io lo trovo fantastico, lo trovo bellissimo, un'idea magnifica, soprattutto per il sud, no? Che abbiamo dei grandissimi prodotti, abbiamo dei grandissimi contadini che lavorano la terra con amore, con passione, e questo sarebbe anche un settore per fare business, per valorizzare quel tipo di lavoro e prodotto. A questo proposito, Fiore, avete fatto una stima di quello che potrebbe rappresentare in termini di giro economico l'Home Restaurant? Beh, guardi, al momento la stima non c'è perché non c'è nessun dato fisico. Diciamo che oggi come oggi viene tutto fatto sotto traccia, non vengono fatte dichiarazioni dei redditi, non vengono date fattispecie, quindi è un'attività totalmente in nero. Quindi come faccio a stimare il nero, come faccio a stimare l'evasione fiscale? Posso fare dei grossi, dei grandi numeri, ma non riesco ad avere un dato credibile. Possiamo dire tutto. Avete la percezione che sia un fenomeno grande o un fenomeno medio-piccolo? Un fenomeno che sta crescendo, perché basta andare sui siti dove ci sono queste piattaforme e si vede che è abbastanza reale. E il fatto che stia crescendo effettivamente ci dice che lo dobbiamo normare, no? Sì, sì, esattamente. Ecco, questo è poi alla fine il punto della questione, quindi per riassumere e per finire, siamo in presenza evidentemente di un fenomeno in espansione, anche interessante dal punto di vista della qualità, ci diceva Di Iorio, perché effettivamente promuoverebbe la tipicità della nostra cucina, la qualità della nostra cucina, e favorirebbe le regioni magari meno attive, si soffre un pochino, no? si soffre di più. Esattamente, e però abbiamo il problema di normarlo. Quando ne riparleremo in Parlamento, onorevole Minardo? Ancora non abbiamo una data precisa, ma presumibilmente se ne parlerà all'inizio del nuovo anno. Quindi, sperando che adesso comincerà l'esame della legge di stabilità, quindi... Adesso c'è la sessione di bilancio, quindi sarà fermo tutto. Però non è una data certa, ecco, io penso che sia così. Quindi tra un paio di mesi, l'appuntamento è tra un paio di mesi. Io speriamo che questi due mesi servano tutti per riflettere e migliorare il testo. Benissimo, allora io il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio l'onorevole Minardo. Grazie allo chef Giuseppe Di Iorio, grazie, buon pomeriggio. Grazie a Marcello Fiore della FIPE e grazie ad Augusto Sabatini per l'assistenza tecnica e a Paola Galanti per l'organizzazione. Andrea Donato vi saluta, buon proseguimento con i programmi di GR Parlamento.